Allora, nel dipinto l'Italica non ho fatto altro che ricordare il 150° anniversario della nascita dell'Italia, con Alda Merini effigiata e a Itaca, Sirena, lei si incontra con Ulisse, Ulisse legato a un palo, che ovviamente cerca di non lasciarsi abbindolare dal canto delle sirene. Ho capito, l'Italia che vi ha causato. Allora, essendo una mostra in omaggio a Alda Merini, pitture, fotografie, incontro con la poesia, io ho voluto effigiare Alda Merini non solo su tela ma anche su vetro. Ma ci piaceva o solo? Allora qua l'orologio che a Alda Merini era un oggetto a cui era molto affezionato. Io ho voluto ricordarlo, l'orologio con il dio dei venti, un po' che sposta il tempo, come se volesse far volare il tempo, e in effetti il tempo vola. E poi l'orologio ricordava tanto all'orologio che Salvatore Quasimodo ha regalato ad Adamo. Troppo annato. Allora, l'uovo ovviamente rappresenta tutto ciò che è le origini, la genesi, la nascita, e ovviamente è un fatto simbolico, perché l'uomo viene girato dalla donna, dal feto che si trasforma poi in bambino, ma qui ho voluto simbolicamente soltanto rappresentare la nascita. Fondendo a cioccolato. Lettera alla madre è una poesia che Salvatore Quasimodo ha scritto e che Alda Merini adorava come poesia, un po' perché ricordava il famoso orologio che batteva in quella stanza dove viveva la madre, e la madre che voleva in qualche maniera, pensando un pochettino alla poesia Lettera alla madre, Quasimodo diceva chissà che cosa dirà lei, e che la madre la pensa triste e sola, e che quasi quasi ritorna lei stessa nel suo grembo natio, dove che è nata a Modica, no? Ha provato Morgana. Questo dipinto è La vostra morte è già guerra, è un dipinto che a sua volta ha stimolato, grazie a me, una poesia, la vostra morte è già guerra, che è un dipinto che parla un po' sulle droghe, penso c'è cocaina, c'è hashish, vino, sigarette, ovviamente, insomma, tante volte si parla tanto che sta droga bianca, sta polvere bianca può essere una grande amica, ma è un'amica letale. Yeah, right. Allora, dopo l'uovo, il simbolo della nascita, Lettera alla madre, la donna che vuole ritornare quasi in una posizione fetale e ricordarsi la sua maternità, la genesi, il serpente a guado della mela, come se avesse il tesoro, ovviamente per presentarlo ad Adamo ed Eva, che al momento in questa terra non ci sono. Ma caputo, ero impegnato. Allora, le presento l'opera fotografica di Enrico Tommasi, ritrattista, fotografo di nudi, che hanno queste sembianze a volte scultori, e poi queste fotografie dove c'è l'estro fantastico, un po' io ho pensato alla magia della favola di Alice nel paese delle Meraviglie, no? Difatti qui l'ho interpretato anche in queste piatte, no? Questo soggetto, quest'altro, qui sempre con le mele, che insomma un po' ricordano anche i pomodori, che lo sa. Buona poscia. La presenza di Orfeo è una presenza che spesso c'è nella poesia e nella poetica di Alda Merini. Questa presenza che è, può essere idilliaca, ricordando Euridice, che ormai è più nel mondo dei sogni di Morfeo, di Orfeo, che in effetti in questo caso lascia la cetra e si abbraccia a Morfeo nel mondo dei sogni. E, insomma, parlando di sogno, le calle sono, appartengono a quei fiori a cui io sono molto legato, un po' fanno pensare eroticamente al sesso maschile, al sesso femminile e insomma, poi per carità, sempre ricollegato alla nascita, alla genesi, insomma. Ah, guarda Gallo, questo naso è Pinocchio. Ma complimenti per la cravatta. Mi ricorda un pochettino Neo Castelli, che io ho conosciuto, grande gallista a New York, e ovviamente chi ha lanciato all'epoca il gruppo della pop art con Andy Warhol, insomma, qui la dice lunga, no? Ugo. Ah, ragazzi, sta male, non so.